parte pratica del corso. Omar Beltran, l'ho conosciuto durante un convegno sul ciclismo, era il mental coach del CT Ballerini e da lì ho cercato di capire cosa facesse, perché quelle due ore che gli avevano scavato in quel convegno mi hanno entusiasmato, mi hanno un po' preso. Nessuno della sala riusciva a staccare l'attenzione da quello che faceva e quindi forse era il personaggio giusto, soprattutto per un consesso come il nostro. Io ho scoperto, strada facendo, scusate, che era anche il mental coach della Yamaha Gusto Arsizio. Da qua tutta una serie di spiegazioni su come mai una squadra così giovane andasse così bene, eccetera, eccetera, eccetera. Ce l'abbiamo a disposizione oggi, speriamo che faccia sì che ognuno di noi possa lanciare un po' più in alto, almeno due gradini un po' più in alto, ogni squadra, ogni atleta che ha a sua disposizione. Non rubo altro spazio, lo ringrazio per essere venuto qui, spero di averlo altre volte qua a Torino, man mano nel nostro cammino di qualificazione. Magari vediamo di inserirlo anche nei corsi prossimamente, nei corsi di primo e secondo grado, in maniera da cominciare a lavorare prima su questo aspetto. Adesso vediamo chi stacca l'attenzione per primo.